C'è un sonetto di Alfieri che lo caratterizza perfettamente, è il cosiddetto sonetto dell'autoritratto. E questo sonetto, diciamo così, abbozza un profilo di Alfieri come un personaggio con il cuore e la mente in perpetua lite. In effetti, il contrasto delle caratteristiche appunto psicologiche e anche letterarie è ciò che definisce questo personaggio. Alfieri, ad esempio, è un aristocratico, ma è un fautore veramente accesissimo della libertà, dell'indipendenza, della democrazia. Ecco, anche diciamo così, è contro la tirannide. Nello stesso tempo Alfieri è riconosciuto naturalmente per le sue tragedie, quindi per un abbozzo di personaggio eroico, ma nello stesso tempo Alfieri è anche lo scrittore che valorizza l'ironia e anche l'autoironia nella sua biografia, nella vita. Quindi una composizione, diciamo così, di caratteristiche opposte, di violenti contrasti. Alfieri dovrebbe piacere molto ai giovani perché Alfieri è proprio come i giovani, proprio come gli adolescenti quasi, no? Perché è irruento, perché è intollerante per ogni forma di costrizione e di condizionamento, perché cerca l'indipendenza. E quindi è un autore che credo possa anche suscitare come dire, la simpatia dei giovani. La tragedia alfieriana è veramente il momento in cui l'animo di Alfieri trova la sua espressione più piena, più sincera. La tragedia porta all'estremo il sentire, il sentimento e gli affetti, diciamo così. Nello stesso tempo, per continuare questa lettura contrastiva, la satira alfieriana, cioè in un qualche modo il contrapposto degli aspetti messi in luce dalla tragedia, quindi la critica feroce che non si ferma di fronte a nessuno, nemmeno ai sovrani. Poi c'è un altro aspetto appunto importantissimo della scrittura alfieriana, che è l'autobiografia. Alfieri è il primo a, in un qualche modo, rivoluzionare l'autobiografia, naturalmente in parallelo con l'altro grande autore che rivoluziona l'autobiografia in senso come dire, di introspezione psicologica molto forte, che è Rousseau. Anche per questo Alfieri diciamo, è un autore assolutamente da ricordare, ecco, nella storia letteraria. Non dimenticando che era piemontese, che conquista la propria lingua letteraria con fatica, tutti ricordano il gesto del Galateo di Giovanni della Casa scagliato fuori dalla finestra da Alfieri come un gesto di stizza, proprio per questioni di lingua. Ecco, Alfieri pazientemente tornerà su questa lingua e riuscirà appunto a forgiare una lingua letteraria, lui non fiorentino, non toscano.